Prima di iniziare vi consiglio di iscrivervi subito al canale qua sotto, attivate la campanella e lasciate un bel like e seguitemi su Instagram @LucaLabate. Bene, Le Mans 66, 1966, la grande sfida tra Ford e Ferrari. Parto già col fatto che secondo me questo film è un film realizzato per le ruote scoperte, tipo alla Rush, solo che rappresenta veramente ciò che è successo, la sfida esattamente tra Henry Ford II e Enzo Ferrari. Una sfida che prima di andare a vedere il film vi consiglio vivamente di andare a leggere su internet, perché è veramente molto ma molto interessante. Non vi dico nulla riguardo al film, ma se siete per esempio appassionati di auto, corse, o non siete neanche appassionati, vi consiglio vivamente di andare a curiosare questo film se ne avete la possibilità, perché rappresenta veramente cosa è il concetto di corsa competizione. La Fox, dal punto di vista scenografia, qualità del film, è stata veramente molto brava, anche perché ha utilizzato, se andate a vedere il film ovviamente, e delle auto che sono state create, sono delle copie, ma sono copie veramente uguali, identiche, e per esempio tutta la sceneggiatura, anche l'Italia viene rappresentata, la sceneggiatura non viene fatta in Italia, ma viene fatta proprio là sui set in California, sono veramente fatti veramente molto molto bene, e da questo punto di vista qualitativo è ottimo. Dopo, la storia vera e propria che c'è dietro a una scuderia, dietro a un team, dietro anche a un pilota che ha un sogno, insieme a quel sogno c'è tanto sudore, è bellissimo, perché questo si collega veramente a qualsiasi tipologia di motorsport. E dovete anche pensare che in quegli anni, negli anni 60, perché la sfida nasce tra Ford e Ferrari nel 63 se non sbaglio, quegli anni le auto erano veramente dei bolidi bestiali, erano anche delle bare, perché la gente ci moriva purtroppo anche dentro. In effetti in questo film non se ne parla, e questo è un punto forse che dovrebbe essere stato migliorato comunque, ma capisco anche perché la storia è centralizzata su Ford e Ferrari. Comunque pensate che in quegli anni, anni 50, anni 60, 70, 80, solo fine anni 80 si è iniziato a pensare alla sicurezza del pilota, e pensare anche che negli anni 60 Le Mans, sul lungo rettilineo che c'è, che andavano a 320-350 km/h con quei bolidi bestiali che erano super pericolosi, soprattutto dal punto di vista aerodinamico, senza cintura, soprattutto perché c'erano piloti che volevano la cintura e altri che se ne sbattevano veramente le palle. E è un quadro generale di quell'epoca, di come le corse venivano fatte e venivano vissute. Quindi, che dire, io ve lo consiglio vivamente, anche se non siete amanti dei motori, ma dal punto di vista anche storico, ma anche della storia, che è un po' drammatica, e ve lo consiglio vivamente. E diciamo che questo qua è stato anche una specie di chiacchierata di Le Mans 66, la storia tra Enzo Ferrari e Henry Ford II.